Cambia il sistema di sicurezza e prevenzione antincendio sui luoghi di lavoro e nelle strutture aperte al pubblico. I nuovi decreti entreranno in vigore il prossimo autunno. A spiegare le novità, i vigili del fuoco che annunciano anche una serie di incontri nelle scuole. Il servizio di Eugenio Montesano. Assolutamente i vigili del fuoco vengono solo visti in ambito del soccorso, però di fatto noi ci impegniamo molto anche per quanto riguarda la prevenzione. I vigili del fuoco salgono in cattedra all'Università della Basilicata. L'occasione è un seminario sulle nuove norme di prevenzione degli incendi sui luoghi di lavoro e nelle strutture pubbliche, come alberghi e scuole. Approvati l'anno scorso, i 3 decreti ministeriali entreranno in vigore a fine ottobre 2022. Abbiamo questi 3 decreti, il cosiddetto mini codice, poi abbiamo il decreto per la gestione della sicurezza antincendio e il decreto controlli. Obiettivo della normativa è minimizzare il rischio dei roghi legati alle attività quotidiane delle piccole e piccolissime imprese, che sono l'ossatura del sistema produttivo lucano. Ad esempio per ambienti con una presenza di meno di 100 persone o con delle superfici inferiori a 1000 metri quadrati e tutta una serie di altri parametri, utilizzeremo queste norme per ridurre i rischi. Il convegno è solo il primo di una serie di incontri nell'Ateneo e nelle scuole della Basilicata con cui i vigili del fuoco vogliono intercettare i giovani interessati a lavorare nella protezione civile o nel Corpo Nazionale dei Pompieri o anche a collaborare come volontari. Con i Vigili del Fuoco l'arricchimento è di tutto il sistema, anche in vista del, come dire, coinvolgimento delle future generazioni.